Buon pomeriggio a tutti e a tutte da Andrea Cartotto. La didattica digitale non va in vacanza ed eccomi così ad arricchire la playlist, cioè la rubrica, che trovate dedicata alle lavagne digitali sempre qui sul mio canale YouTube Trainer Andrea, cliccando appunto sulla linguetta playlist lavagne digitali, che sono per l'appunto una risorsa ottima nel caso della didattica a distanza, ma da poter comodamente utilizzare anche in uno scenario in presenza, quale quello, ad esempio, mi sovviene delle classi 2 o 3.0, dove magari i nostri alunni hanno dispositivi mobili da poter utilizzare. La scelta di oggi ricade su whiteboard.fi, sito di riferimento, vedete, whiteboard.firenzeimola. Interessante perché ogni risorsa, ogni lavagna digitale differisce oppure è simile ad altre, però va a completare le risorse accanto. Allora, guardate l'utilizzo di whiteboard.fi. Eccoci nella home page del servizio, si accede anche da un qualunque dispositivo mobile e browser. Io consiglio sempre Google Chrome e Mozilla Firefox. L'insegnante cosa fa? Accede e clicca su New Class. Poi dà il nome a sé, perché l'insegnante appare, c'è una lavagna collaborativa che però vale anche come schermo su cui poter presentare contenuti. E allora ipotizzo Your Name, il prof Cartotto, eccolo qua. Impostazioni, questo è molto interessante perché sono impostazioni che non ravvisiamo nelle altre risorse che qui nella mia playlist lavagne digitali ho censito. Allora, traduco dall'inglese, quindi impostazioni. Allora, vado a contrassegnare questo quadratino interessante, Enable Waiting Room. In pratica, quando un alunno si aggancia alla mia lavagna, io lo vedo e quindi lo accolgo. Ancora un clic sotto, Enable Image Upload for Students. Posso decidere se gli alunni debbano inserire o meno immagini. Lascerei bianchi i quadratini Force Simple Mode for Students e Enable Slow Mode. In parole molto povere, queste due dinamiche vanno sì bene laddove ci possa essere una magari difficoltà di connessione degli alunni. Però, siccome whiteboard.fi è già semplice pulita di per sé come lavagna, azzarderei, ecco, il lasciar bianche queste due voci. E quindi vado a cliccare su Create New Class. L'insegnante ha finito. Vi mostro che in realtà noi abbiamo qui in My Class il link da poter dare direttamente agli alunni per accedere, così come in realtà la room code, cioè il numerino della nostra lavagna. Dici, ma che cosa serve Andrea quello? Perché io posso dire ad un alunno, bene, apri whiteboard.fi, lui va, invece che new class c'è join, cioè partecipa, e allora puoi mettere direttamente il codice. Allora, per lavorare io vado su My Whiteboard e questa è l'interfaccia, si dice, cioè la videata classica di una lavagna digitale per chi tra noi le ha già utilizzate. Fill è il colore del riempimento, size è lo spessore del tratto e l'opacità ci permette di avere un testo marcato meno perché magari considero uno sfondo. Diamo un piccolo sguardo ai pulsanti. Pulsante per il disegno a mano libera, che è quello di cui ci serviremo proprio ora. Infatti, perdonatemi, sapete ormai, voi che mi seguite, che sono mancino, qui sto scrivendo con il tasto sinistro premuto del mouse, mano destra, abbiate pazienza. Naturalmente, lo ribadisco anche qui, la naturalezza del gesto la troviamo utilizzando una pennativa su tablet o la tavoletta grafica su computer, d'accordo? Quindi, tipologia di disegno, la gomma, l'inserimento di un testo digitato, ad esempio per gli alunni BES, per avere chiarezza. Molto interessante linee e frecce, perché io a questo punto vi mostro, faccio un clic sulla freccia, voilà, tengo premuto, poi lascio, e posso creare anche una mappa concettuale direttamente qui in lavagna. Ecco uno spunto che mi piace. Forme geometriche, triangolo, quadrato, cerchio, ellisse, poligoni, clic, e in questo caso cosa intende lui per poligoni? Vedete, io vado a piccoli click, un primo click ha posato
la linea, al secondo clic ha posato la linea, spostandomi vado a delineare la mia forma. E se faccio ancora clic, cosa che sto continuando a fare, ogni clic, ovviamente poi non ha senso avere esagerazioni, insomma, va a delimitare una data forma. Naturalmente, non appena io clicco sulla mia matita, in realtà deseleziono ed esco dalla modalità del poligono. Se voglio cancellare questo obbrobrio, cioè questo poligono brutto, clicco sulla mia gomma, vado a intervenire, questa è la classica gomma con il tratto, vedete? Vado a cancellare quel che non va, ma se voglio far presto, ecco qua che vi vado a mostrare il tasto Clear Whiteboard. Un clic e resetto tutto. Questa è la lavagna per noi. Ora io prendo proprio una forma, vedete? Tasto sinistro premuto e disegno il mio triangolo. Ma come partecipa un alunno? Guardiamo la modalità alunno con questo approccio a Google Chrome o a qualsiasi browser che spesso ho illustrato nei miei videocorsi. Allora io adesso clicco in alto a destra sui tre pallini, tasto sinistro premuto su nuova finestra di navigazione in incognito e simulo di essere alunno per l'appunto. Whiteboard.fi, vedete che lo clicco, essendo alunno join class. Vi ricordate? Mi faccio dare dal docente il room code, eccolo qui, H54EC, e io me lo metto H54EC, clic su join class, mi viene chiesto il nome, la invento Marco Rossi, poi clicco su join whiteboard, sono nella waiting room, sono in attesa. Vedete che io passo dalla modalità di navigazione in incognito a quella normale del browser. Non in My Whiteboard, ma in My Class ho aggiornamenti su quanto accade ed infatti ecco qui un waiting, un alunno in attesa, click. Lo accetto o lo mando via con un calcione, il kickoff? Lo accetto. Accept. E qui scopriamo la vera novità di whiteboard.fi. Le lavagne sono di tutti. C'è la lavagna del docente, ma ci sono anche le singole lavagne degli alunni. Guardate, io adesso, vedete, scorro sulla mia icona di Google Chrome, clicco sulla lavagna dell'alunno. Ecco, vi mostro, questa che vediamo è la lavagna dell'alunno Marco. Clicco sulla mia penna, vedete? Clicco sul mio quadrato nero. Vado a prendere un bel blu e qua scrivo, anzi disegno, un saluto. Ciao. Chiaramente, lo ricordo, qui io lo sto facendo con il tasto sinistro premuto del mouse, la naturalezza del gesto la si trova o utilizzando una penna attiva o una penna capacitiva su tablet o smartphone, oppure utilizzando la tavoletta grafica. Se Marco alunno fa un clic tasto sinistro su Toggle Teacher, vede sopra la lavagna del docente, sotto la sua, di modo tale che lui possa, ad esempio, produrre in funzione di quello che vede. Molto interessante. E alla stessa maniera l'alunno ha un tasto Insert, come vedete, che permette, e vi mostro che in realtà, guardate, andiamo in My Whiteboard come docente, per noi non si chiama insert ma actions, eccolo qui. Poi abbiamo un insert con il più ed abbiamo le griglie, cioè anche noi come l'alunno possiamo utilizzare una griglia piccolo, grande, il quadrettato, tanto per intenderci. Questo è il mio docente, ma vi mostro che l'alunno, vedete, lo ha sulla lavagna insegnante, ma non ce l'ha sulla sua perché è l'alunno che va su insert e in autonomia si mette il quadrettato se crede. Molto interessante, già così. Okay, l'alunno fa questo. Ma il docente, guardate un po', andando su My Class, vede la lavagna di Marco Rossi, la può anche cliccare per vederla in grande, andando su Actions, molto interessante,
Io posso, guardate, questo è sull'alunno Marco, da docente Andrea, salvare la lavagna di Marco, cancellarla, forzare sulla sua lavagna la mia, push, te la mando perché tu ci scriva sopra e la completi, o posso mandar via Marco. Guardate proprio questa funzione, che è una delle interessanti e tra quelle, peraltro, non riscontrate in differenti piattaforme. Guardate, io clicco su Push Teacher Whiteboard to Student. Click. Ho conferma di averlo fatto. Vado a cliccare su Close. Ricordatevi che, vado su My Whiteboard, io docente ho solo un triangolo nero. Ok? Bene. Iconcina di Chrome. Passo alla finestra di navigazione in incognito. Questa è la lavagna dell'insegnante. Ricordate quella che sta più in alto. Marco ora vede la mia stessa lavagna. La differenza è che mentre sulla mia invisione non può far nulla, sulla mia trasmessa con la modalità push, cioè io gliel'ho inviata, lui può intervenire e ad esempio io gli domando, bene, allora Marco, potresti cortesemente contrassegnarmi gli angoli del triangolo? Ecco, lui attiva la sua matita, clicco sul quadrato azzurro, questa volta prendo un bel colore vistoso, un bel giallo, lui mi dice, sì sì, ecco, allora, clicca sulla matita, dunque, gli angoli sono 1, 2 e 1, 3, me li contrassegna, ah, molto bene! Molto bene, a questo punto lui non deve, cliccando su insert, come vedete, inviarmi la lavagna, ok? Vi mostro che l'alunno ha l'ingranaggio, ma l'alunno può solo salvare la lavagna come immagine. Ora vi faccio vedere invece noi insegnanti cosa vediamo e come. Quindi, io insegnante ho il triangolo nero e basta. Marco ci ha lavorato sopra e ha contrassegnato gli angoli in giallo. Torno nella mia finestra insegnante. Infatti la mia personale lavagna è pulita. Ok? Vado in My Class. La lavagna di Marco ha gli angoli segnati. Io clicco sulla lavagna di Marco. Ho il tasto Actions. Me la posso salvare. Ok, come posso cancellargliela? In questo caso io non vado a intervenire su questa lavagna, come vedete. Ce l'ho in visione, in consultazione. L'insegnante fa push to student perché trasferisce un contenuto. Ok? Gli alunni vedono il contenuto in tempo reale sempre. Io, insegnante, in My Whiteboard ho la mia lavagna, in My Class vedo e ingrandisco le lavagne di ogni alunno se desidero che interagisca con me. Particolare non da poco, e termino appunto qui il mio nuovo videocorso, è quello che gli alunni, come avete osservato, non vengono profilati, né viene profilato il docente, non ci ha chiesto alcun account per poter utilizzare Whiteboard, per cui consideriamo assolutamente questa lavagna interattiva e cooperativa laddove desideriamo utilizzare una risorsa semplice con alcuni plus, cioè alcune funzioni aggiuntive come quelle che vi ho mostrato e con un occhio alla riservatezza perché l'utilizzo può avvenire comodamente in questa modalità, cioè anonima, senza utilizzare un account. Dunque, ci vediamo, già vi do appuntamento al prossimo videocorso ed ancora un caro saluto da Andrea Cartotto.